adesso vogliamo raccontarvi la storia di un grande personaggio, un uomo che ha vissuto una vita, oserei dire, spericolata, sì, direi spericolata. Ce lo racconta in questo filmato il nostro Francesco Gasparri e io vado ad incontrarlo. Vado al massimo, vado con fedele. Massimo Ferrero, da tutti conosciuto come Ervi Peretta. Classe 1951, romano vero e verace di testaccio, sposato due volte e padre di 5 figli. Imprenditore nel settore cinematografico e presidente della Sampdoria, personaggio estroso ed esuberante che con il suo carattere sempre allegro e sopra le righe ha dato una ventata di freschezza al mondo del calcio e non solo. Si distingue anche nella gestione degli affari, secondo alcuni un po' spericolata. Vero self-made man di umili origini, inizia la sua carriera nel mondo del cinema, da cui è attratto sin da bambino. Fa tutta la gavetta, da comparsa sino ad organizzatore e con alcuni camei in film di successo da lui prodotti. Tra lo stupore generale, nel 2014 diventa proprietario della Sampdoria. Lui, romanista sfegatato, dice di avere il cuore blu cerchiato e la testa giallorossa. Anche se a dire il vero, i rapporti con la tifoseria sampdoriana non sono dei migliori. Ma grazie a questa carica diventa famoso al grande pubblico. Il comico Maurizio Crozza, tifoso della Sampdoria, lo imita in diversi show televisivi. Bah! Domenica scorsa contro il Napoli, esatto. 1-1. Nel 2015 è ospite durante la terza serata del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Voglio una vita spericolata. E poi partecipa a tante trasmissioni televisive. Di lui piace la schiettezza, un comportamento un po' rustico e l'inconfondibile timbro di voce che lui stesso dice essere dovuto alle 80 sigarette che fumava. C'è una canzone, dai. Sì, certo. Come fa che? La verità. La verità fa male. Sempre nel 2015 esce la sua biografia, Massimo Ferrero, una vita al massimo, ed è il minimo che posso dirvi. Qui Ervi Peretta si racconta senza filtri, per esempio alcuni aneddoti sul suo rapporto con le donne e con il sesso. Da personaggio sopra le righe, anche il suo rapporto con i tribunali è per così dire un po' spericolato. Benvenuto Massimo Ferrero. Grazie, grazie per avermi invitato. Spericolata, io ho detto, una vita al massimo. Beh, una bella vita, dai. Bella? Beh sì, perché almeno non ci si annoia. Raccontaci un po', come sei nato? Beh, anzi, facciamo una cosa, cominciamo da ieri, cioè da quello che hai fatto ieri. Faccio vedere questa immagine. Ieri che avete quell'immagine? Sì, abbiamo un'immagine di Carlo Verdone. Che hai fatto ieri con Carlo Verdone? Ieri mi sono molto divertito perché è stata una rientrée in un teatro dove c'ero da ragazzino, che era una volta la videa era di Franco Cristaldi. Per cui io andavo lì da ragazzino a cercare lavoro, no? Andavo a cercare lavoro. Ieri sono andato dopo 40 anni e ho sentito una grande emozione. Poi ho fatto una particina, un ruolo con Carlo e ci siamo molto divertiti perché lui mi voleva far recitare quello che ha detto, andiamo abbraccio. Andiamo abbraccio e lì ci siamo abbracciati tornato, alla fine. Sei tornata alla tua vecchia passione, il cinema, recitare. Sì. Io mi ricordo quella scena del film Ultra dove tu col bambino in braccio. Ma lì è divertente, se vuoi te la racconto che non la sa nessuno. È no? Stupendo. No, ma lì stavamo alla stazione di Burtina e Righi aveva chiamato Simona, un amico loro, che ne so. Che lo vestono, li fanno tutto quanto, poi gli dico, scusa, avete fatto firmare il contratto? Io lì faccio il produttore esecutivo, l'organizzatore. E lui so, dice no. Gli dico, guarda, poi io firmare il contratto. Allora questo qua dice no. Gli dico, quanto vuoi? Gli dico, date 50.000 lire a questo, no. Allora lui dice no, ma io voglio... E ha chiesto un sacco di soldi. Ho detto, fa una cosa, spoglie, te lo faccio io. Levate. Quindi col bambino in braccio... E lì Simona mi ha fatto un po' pagare perché... Mi ha fatto fare 300 orte alla stazione di Burtina lì. Vabbè, però. E Dio, forza Roma, papà! E il bambino dice: non me va! E io gli davo i pizzichi, no? Poi da grande l'ho rivisto una volta che gli davo dei pizzicotti. Un semidio, segna e dici: forza Roma! E quello non me va! Non me va! E stoppavamo sempre la scena, alla fine ho detto: ah, ragazzi, o dici forza Roma, io ne la faccio più, no? Siamo fatti 6 volte il treno. Allora, torniamo alla tua vita. Abbiamo detto una vita non facile, non hai potuto studiare, hai dovuto cercare in tanti modi, insomma, di lavorare, di guadagnare qualcosa. Un forte legame però con i tuoi genitori, con la tua famiglia. Abbiamo un filmato che ci racconta un po' il tuo rapporto e poi ti voglio chiedere una cosa, ma vediamo prima il filmato.
Mamma, che era un genio, ma le direbbe, quello mi ha sempre detto che sono mezzo matto. Papà sarebbe orgoglioso di me, perché papà era un grande uomo, un uomo che non c'entrava niente con mia mamma. Mia mamma aveva i banchi di frutta a Piazza Vittorio, papà era un professore trapiantato perché studiava e basta. Alla certa la sorella, che era una donna importante, l'hanno fatta assumere all'ATEC, però è stato molto poco. Papà era uno che faceva tutte collezioni. Papà si metteva davanti alla televisione e indovinava tutto. Diceva, va, fa lì che abbiamo un po' di soldi, no, c'è nada mai. Quanto c'è di questo papà un po' così, un po' poeta, un po' artista in te? Che sei così rude da vedere, no? Un uomo di polso, ma in fondo, quanto c'è di quell'animo là? Beh, io credo che ci sia tanto, ma poco, più dell'animo di mia mamma. Mia mamma era una donna eccezionale, una donna... Era una donna che portava avanti un po'... No, era una carabiniera, una donna importante. Papà mi ha insegnato un po', come dire, un po' di tranquillità della vita, perché papà... Viveva in un mondo tutto ma suo. Era roba sua, infatti litigavano, quando litigava lui si voleva litigare, mo litiga, diceva a mio fratello, qua mo litiga, magnava. Litigava, dannava al cinema. Perché tua madre era una lavoratrice, noi avevamo dei banchi di macelleria, di frutta, a Piazza Vittoria, mamma portava avanti tutta la baracca. E il Sor Guglielmo era un paraculo. Tua madre, il Sor Guglielmo. Voglio far vedere ai nostri telespettatori un filmato che apparentemente non c'entra niente, invece c'entra con te. È molto. Se lo dici te, c'entra senz'altro. Te lo dico io, vediamo. C'entra senz'altro. Ah, vediamo. Amore, aspettami, corro a piedi da te. Sono 100 chilometri che io faccio per te. Andavo a 100 all'ora per trovare la bimba mia. Vedi quanto sì, sei ma forte. Io devo raccontare la storia. Lo vedi? Eh? Ah. Però lì so caruccio, eh? Molto, molto. Vedi? Sono proprio un disincantato, perciò. Eh? Sì, una bella foto. Senti Massimo, abbiamo messo questo filmato di Gianni Morandi, andava a 100 all'ora, perché tu i tuoi primi passi nel cinema l'hai mossi facendo l'autista di Gianni Morandi? Ma che è sta storia? Ma no, non è che... con Gianni Morandi sono il fratellino io, perché ho conosciuto Gianni quando faceva un film a Campo dei Fiori, faceva un film che si chiama Faccia da Schiaffi, mi pare. Dopodiché io con lui ho iniziato non a fare il cinema, a fare la musica, a fare le serate. E mi ricordo c'era un Sito e Pallas. Noi chiamavamo i ferri da stiro, no? Sì, certo. E io ho fatto fare un banchetto così di legno. Perché così stavo così, perché non ci arrivavo. Ah, perché la macchina sì, era così. Sì, perché non ci arrivavo, perché era così la macchina. E Gianni si metteva dietro, si addormentava, io me lo portavo per i teatri perché facevamo le serate. E da lì poi ho fatto anche un film o due, e poi ho lavorato con lui tanto. Dopodiché vendevo i programmi. Ah, ecco, vendevi lì, con Gianni mi ha dato una grande mano. Ti ha fatto lavorare, ci voleva un po'. Ma no, ci volevamo bene perché lui si divertiva molto con me. Ho fatto il cantante con lui, Jacopone da Todi. Abbiamo fatto degli anni meravigliosi. Era bello perché mi guardava le mani, lui, Romano Di Casimiro, che era il suo uomo. Se mi ero lavato, capito? Sembrava, era il fio scemo. Il fio scemo. Sì. Allora, in quei tempi quindi tu cominciavi il cinema ed è nato questo soprannome Viperetta, che tu non ne puoi più di raccontare perché ma Viperetta... Ma non è che c'è... Allora, guarda, non te lo faccio raccontare buona. Ma c'è Viperetta film... non è... Allora posso dire, Viperetta è una licenza poetica di una donna che si chiama Monica Vitti. Chiudiamo qua. Quindi non è come hai detto... Aspetta, vediamo, perché tu l'hai raccontato. Poi sì, mi spieghi questa cosa di Monica Tutti Vitti. Tutti pensano che mozzico, io sono tenero. Guarda quanto sono bello, come posso mozzicare.
No, no, secondo me no, ma vogliamo vedere, ci abbiamo una clip dove tu spieghi. Poi però gli approfondista cosa manca. Mi ha messo il soprannome un costumista, Liberetta perché? Perché questo signore è meraviglioso, un costumista, io li guardavo da ragazzino, c'era cioè il segretario di produzione, guardavo i chilometri e lui mi toccò al fondo schiena. Capito? E mi disse, ti piacerebbe fare un film con Fasolini? Io ho detto, magari. E mi disse, però, mi disse, il cinema è fatto di lenzuola, pace all'anima tua. No, no, io mi ho reagito in un modo testaccino, maldestro. Ecco, questa è la verità. Ho reagito male, l'ho percosso. Va bene? Non si fanno ste cose. Hai percosso il costumista? Sì. Ma gli hai dato una pizza? Come si fa? Io ho 17 anni, io vado, cerco lavoro, tu mi tocchi il sedere e io sono stato lì, carino, toccami l'altra scala. Gli hai menato? No, no, io no, per carità, ne no, faccio no. Ste cose. Monica Vitti, quindi, questa era una storia così che hai raccontato, ma Monica Vitti, ho fatto tanti film con lei e devo dire, molto della mia carriera le devo qualcosa a lei, infatti... Ultimamente ho incontrato e mi sono sentito male perché lei abita lì a Piazza del Popolo e vedere una donna che è stata il cinema, il vero cinema, una donna, un'artista, la vera artista. Secondo me noi abbiamo avuto la fortuna di avere tanti artisti, da Anna Magnani, Mochi Ravitti, la Cardinale. Oggi voglio dire, io non faccio, sono deluso, non faccio più il cinema, ne faccio poco perché fanno tutta fiction. A te piace il cinema, quello ma con dai, la C maiuscola, il grande schermo. Sì, ma è vero, dai. Ma come... è vero che ti imbucavi nel camerino di Liz Taylor? Ma che andavi di a fare? Chi? Di Liz Taylor. Da tutti qua, è vero, sì, che ci avevo fatto. E che facevi nel camerino? Si può dire? Bussavo. No, vabbè. Bussavo. Va bene, bussavi. Però okay. Ne sa tante, eh? Sei curiosa? Certo che sono curiosa. Sei preparata, eh? Mo ti faccio però una domanda. Ma io ti rispondo a su tutto. A bruciapelo. Sì, però poi dopo devo dire una cosa bella. Anche due. Brava. Come hai fatto a diventare ricco? Perché sono povero. Cioè? Sono ricco povero. Che vuol dire sono ricco povero? Guardi come mi vedi, che mi vedi. Sono generoso. Non vuoi rispondere. Ma no, ricco, che vuoi? Stai cercando di la ricchezza rispondere. È dentro il mio animo. Hai ragione, la mi piace questa risposta. È in quel bellissimo vestito che porti, tutta colorata, guarda quanto sei bella. Quella è la ricchezza, tutta di bianco mi voglio vestire. Questa capito? Risposta mi piace ma tantissimo. Ma no, perché la ricchezza che vuol dire? I ricchi stanno tutti male perché non spendono. Perché ne hanno capito che le casse da morto sono fatte di vetro e senza saccocce. E non c'hanno perciò, le tasche. Si esatto. Mettono tutti da parte. A io Napoli fatto si niente. Dice, ho t'avuto in un terno diretto. E io non invece la lavoro, sono un uomo per il lavoro, tanto. Però hai, comprato la Sampdoria. Guarda. Hai capito? La rivoluzione in casa Samp va di scena all'ora di pranzo con la fine dell'era Garrone dopo il controllo della società blu cerchiata non più ad un gruppo locale ma ad un imprenditore cinematografico della capitale, Massimo Ferrero. 63 anni, produttore di oltre 60 film, proprietario di diversi cinema nella capitale come l'Adriano, mai entrato nel mondo del calcio che ha comprato la società blu cerchiata dopo un dialogo con la famiglia Garrone durato oltre un anno e mezzo e che si è concretizzato in queste ultime ore con il passaggio di pacchetti azionari. Edoardo Garrone chiude così il lungo periodo di controllo della Samp, iniziato non senza resistenze nel 2002, con il padre Riccardo quasi costretto a comprare la società calcistica. Allora, questa esperienza nel mondo del calcio? Questa esperienza è un'esperienza molto bella, molto importante, sono molto contento di questo percorso, è molto difficile perché fare calcio non è una passeggiata di salute. No. Non sai quello che c'hai in un momento e non sai quello che c'è un attimo dopo, perché è uno sport bellissimo, ma è tutto episodico, per cui da quando faccio calcio sono meno ricco, capito? Quello perché sicuro. Dici, perché lavoro molto di più, perché prima ero ricco e proprietario del mio tempo facendo il cinema. Adesso il proprietario del mio tempo è la Sampdoria, perché adesso ne dico una, io stasera vado qui, adesso corro, vado a Milano. Non c'ho aro privato, vado a pagare, ho pagato il biglietto. Vabbè, certo. Vado lì e me ne vado a sedere a Milano perché abbiamo un po' di calciomercato da fare.
c'è qualche novità, ma è sempre in evoluzione. No, la novità che voglio dire, se mi fai dire una cosa, sì, anche due. La volevo dire una cosa molto semplice. Noi abbiamo un piccolo problema, perché ringraziamo Dio che abbiamo la salute tutti quanti, per cui io abbiamo fatto una riunione in Lega dove dice ci devono dare dei ristori, le cose, tutti quanti, ma io secondo me c'è un misunderstanding col governo, perché lui, il governo e la povera gente dice io pago 1.000 euro al mese, tu chiedi i soldi e paghi il calciatore 4 milioni. Io vorrei dire una cosa, quando io do 4 milioni al calciatore, non io, le società di calcio, quando danno 4 milioni al calciatore, lo Stato prende 4 milioni di contributi, perché è 0-0, è 1-1. Detto questo, non è che noi chiediamo, posso dirlo, sì. Non è che noi chiediamo denari, cose, eccetera. Chiediamo un occhio di riguardo sulla contribuzione, perché pagando tanto se ce la dilazionano. E l'ultima cosa, ci hanno detto finalmente, dopo tanto tempo, che potete entrare il 50% di persone al cinema, sì, e nello stadio. Adesso hanno parlato del 50% dello stadio. Signori miei, fermo restando che diciamo Green Pass, tamponiamoli, facciamoli quello che voi volete. Tu chiedi che la gente torni negli stadi. Sì, ma no, non dicessero 50% se mi fai un milione o un metro e mezzo di distanza, perché faccio il biglietto 1. Biglietto 6 e biglietto 9. Quindi non è il 50%. Lo so che te ne frega niente, però vi faccio un appello al ministro Speranza. Non è che non me ne frega niente. 338.000 tifosi, riportamoli allo stadio. Voglio vederti cantare al Festival di Sanremo. Voglio vederti ballare. Guardati come eri bello al Festival di Sanremo 2015. Qual è la sua canzone di Sanremo? Una vita spericolata. Che la canta? La canta. Vedi là. Vedi là. Là. No. Voglio una vita spericolata. Voglio una vita come nei miei film. Amo di Pico Bono. Va bene, no? Il presidente della SAP, Massimo Ferrero. Come Conti. Già me caccia via. No, come sta caccia via? C'è la pubblicità. Niente, non ti riusciva l'attacco. L'attacco. Hai avuto un problema e sull'attacco. E non mi dava là. Ma poi sei andato con una spalla. Non mi dava là. Dopo da là sono venuto qua. Esatto. Hai fatto pure il ballerino a Domenica Inn. Guarda un po'. Eh sì. Massimo Ferrero, sempre con allegria, ti diverti. Ma io ti posso dire una cosa, guarda, se tu ti guardi allo specchio, guarda quando sorridi quanto sei bella. Davvero, non è che te sto facendo, sto batti i pezzi. Un po'. Faccio. Vabbè, quello magari. Un pochetto, quello magari sì. Ci caschi, però no, qua, de fuori. Ma sei troppo alta. Detto questo. Mio marito ci sta guardando. Sei troppo fortunato, diventa stretta. Detto questo, volevo dire, noi viviamo che è cambiata un'epoca. Io già prima, no? Però la mattina, se tu un tarzo e ti fai una risata, già qui abbiamo un'epoca, un momento molto complicato. E io la mattina mi piace ridere, mi piace stare bene, anche se quando c'è un guaio, da un male tiri fuori un bene. Importante è essere onesti, civili, lavorare e non dare fastidio a nessuno. Io sono così. Essere romanisti o laziali? Tu sei laziale, no? No, io sono nato a Roma. No, sono nato a Roma. L'ho detto apposta, l'ho questo detto apposta. Questo è troppo. Sono nato a Roma. Sono nato a Roma e non so di Frosolone. Sono nato a Roma. Ah, Roberto perché la polemica, questa, no? Non la capisce. Spiegamela. No, non possiamo, dopo si creano troppe polemiche su questo. Però, come stai? Bene, tu questo come stai? È un altro romanista sfegatato. Ma no, vedi, però lui è alto come te, vanno certo no, bene. Che alto come lei, faccio certe figuracce tutti i giorni. La vittoria agli europei, con Mancini e Vialli. Cioè quell'immagine, insomma, che ha girato un po' in tutto il mondo. Per te, presidente della Sampdoria, che sensazioni hai avuto? Ma per me... È la Sampdoria, no? Che ha vinto. Per me...
ormai, voglio dire, loro sono due personaggi che non ci sono parole. Io come presidente della Sampdoria per ringraziarli perché mi hanno portato la Sampdoria nel mondo. Nel mondo, e mi piacerebbe molto, infatti ringrazio Roberto e ringrazio Gianluca per questi due. Ormai sono, si può dire, sono cimeli, è brutto. Sì. No, icone. Icone. Dei icone, sono delle icone importanti. Sono molto felice. Li ho, ho parlato col sindaco e dove gli deve dare come minimo una cittadinanza onoraria. Guarda a tutte belli, e due. Che bella questa foto. A tutte foto. E due. E io stavo a Wembley e ho portato lì il mio... Che gli hai detto ai tifosi inglesi a Wembley quando abbiamo vinto? No, che mi hanno detto loro, mi hanno alzato per aria, mi hanno massacrato. Grazie a loro però sono riuscito a entrare. Cioè sei entrato di straforo? Non c'avevi il biglietto? No. Allora, fermi. No, fermi. Non diamo questa sempre questa immagine dei Ferrero. Tu l'hai detto. Sono una persona per bene. Certo, no. Ma l'hai detto tu. E non mi fate parlare. Vedete, siete due, vi siete messi insieme. Prima era uno un figlio, ora siete due figli. Capito? Una fia e un fietto. Detto questo, c'avevo i biglietti che abbiamo comprato a Roma. La FIGC ha organizzato un aereo. E con loro... E siamo andati questo aereo dei tesserati, chiamiamoli così. Però c'avevo una roba che era, come si dice, come entrava olimpico, no? Al settore 6. Ah, vabbè. Sono arrivato lì, hanno sfornato, si sono menati. Io sono andato davanti a un VIP per caso. Sono arrivati 3-4 inglesotti di questi di scelta. Per se tanto Ferrero, mi hanno tirato per aria. Sono venuti in suor e mi hanno buttato dentro. Famoso anche tra i tifosi inglesi. No, Presidente Ferrero, grazie. È stato bellissimo, ti devo cacciare via. Hai perché capito? La trasmissione è quasi finita. Abbiamo solo la buona notizia, ma dopo la pubblicità. Quindi allora che devo fare? Che facciamo? Ballate. In ginocchio. Io devo cantiamo. Pubblicità. Cantiamo. Aiuto. Cantiamo in ginocchio da te, Morandi. No? Ciao Gianni. Grazie a tutti. Grazie a sta bella signora.